Benvenuti a Omnibus. Allora, la nostra puntata sarà molto ricca e naturalmente anche molto condizionata, come giusto che sia, dalle notizie che arrivano in diretta, sia dagli Stati Uniti, dove è in corso lo spoglio per le elezioni di midterm e dove poco fa, ma lo avete sentito probabilmente già anche dal telegiornale, in questo momento la situazione è i repubblicani in testa alla Camera con 188 seggi sui 157 che sarebbero dei democratici, mentre al Senato c'è stato, che è veramente sul Senato c'è un testa a testa, però c'è stato un sorpasso di un punto grazie alla Pennsylvania a vantaggio dei democratici, e quindi da 47 a 47, che era con sei stati in bilico, siamo invece passati a 48 per i democratici, con appunto questo risultato importante. La Pennsylvania era, giusto, Marta Dassù, sì, che intanto vi presento e le do il buongiorno. Buongiorno. Era uno degli stati, sì, diciamo, attenzionati, perché sì, era uno di questi famosi stati in bilico che possono passare da una parte o dall'altra. Da una parte all'altra. Allora, Marta Dassù, direttrice di Aspenia, vedo il professor Francesco Clementi, costituzionalista, ma è autore di un libro proprio sul tema, sul sistema elettorale americano. Francesco Clementi, Università La Sapienza, buongiorno. Vedo anche, bentornata, Nona Michelizze, ricercatrice dell'OIAI, perché sappiamo che esperta di tutto quello che avviene dell'invasione russa in Ucraina e tutte le conseguenze politiche, naturalmente c'è un occhio particolarmente attento sui risultati di queste elezioni di midterm, che sono molto importanti per determinare quale sarà, diciamo, la navigazione per i prossimi due anni di Biden, naturalmente nel rapporto con le Camere, e anche perché, e lo vedremo, si capirà da lì poi anche quali saranno le mosse di Trump. Nella notte hanno parlato sia Trump, Biden si è limitato a ringraziare i candidati per ora. Trump invece ha parlato, ha fatto una dichiarazione a sorpresa a Mar-a-Lago in Florida, Florida dove ha vinto il suo avversario interno, potremmo definirlo così, Ron DeSantis. E quindi, insomma, anche questo è il capitolo, e quindi c'è stato, diciamo, lì è un'altra situazione che tutti quanti stanno guardando con grande attenzione. Per il momento questo è il punto, ma questa è la situazione, e naturalmente approfondiamo, come avete capito dagli ospiti, avete sentito dal telegiornale, vi continueremo ad aggiornare sul terremoto, la forte scossa 5.7 seguita da un'altra su 3 della scala Richter nelle Marche, però è stata avvertita in tante città italiane, anche qui a Roma, ma anche ad Arezzo, a Firenze e anche nel nord. È stata sospesa, si è trattato, ora c'è un'agenzia più precisa, di una decina di scosse, tutte sulla costa marchigiana nel giro di mezz'ora. La più forte appunto è stata la prima, che è quella che vi dicevo, 5.7, e ci sono un po' di notizie da dare. Per esempio, la linea delle ferrovie di Ancona è stata sospesa in via precauzionale, ci sono molte persone in strada, per il momento non risultano danni, secondo i vigili del fuoco e protezione civile, a persone e cose, e questo naturalmente è molto importante, ma vi continueremo ad aggiornare anche su questo. Allora, facciamo il punto con i nostri ospiti sulle elezioni americane. Da dove vogliamo cominciare intanto? Ma credo che la cosa importante da dire sia che i repubblicani riconquistano la Camera, come accade quasi sempre nelle elezioni di metà mandato per il partito che non è del presidente in carica, a parte scarsissime eccezioni. Quindi confermano questa regola storica, diciamo così, ma non c'è quella famosa ondata rossa che alcuni avevano previsto, quindi conquistano la Camera in modo non travolgente, ma la conquistano, ma è ancora in ballo il Senato, dove i democratici hanno appena vinto questo importantissimo seggio in Pennsylvania con Fetterman, che ha sconfitto il candidato di Trump, Ahmet Oz, che è questo dottore lanciato dalla televisione,
che non ce l'ha fatta e che era appunto il candidato di Trump. Altra cosa molto rilevante... Perché la Pennsylvania, Pennsylvania è uno di questi famosi... era uno stato, comunque sì, era dei repubblicani, quindi... Bisogna adesso vedere cosa succederà, sì, il senatore che si era dimesso, sì, e quindi si è aperto questo seggio. Bisogna vedere cosa accadrà in Nevada, Georgia ed Arizona, che rimangono i tre stati con un punto interrogativo. L'altra cosa molto importante è la misura della vittoria di Ron DeSantis in Florida, il governatore della Florida, che è in effetti il segnale della battaglia che si potrebbe aprire nel campo repubblicano fra Trump, che ha annunciato che intende annunciare la sua nuova candidatura alle presidenziali del 2024, il 15 novembre, e gli oppositori interni del partito repubblicano, che sanno benissimo una verità, e cioè che Trump da punto forte potrebbe in realtà diventare un punto debole dei repubblicani per le elezioni del 2024. Quindi si apre una resa dei conti nel campo repubblicano, perché non tutti i candidati imposti da Trump hanno vinto. Allora, e c'erano, ovviamente vado al professor Clementi per avere intanto una valutazione così ai blocchi di partenza della nostra puntata, che segue anche la maratona notturna di Enrico Mentana, che c'è stata, che ha seguito appunto lo svolgersi dello spoglio. Francesco Clementi. Allora, certamente non c'è stata quella ondata rossa, appunto, diceva molto bene, si diceva molto bene prima, che si aspettavano tutti. E ci sono degli elementi interessanti ulteriori, ossia che molti repubblicani stanno accettando l'esito della sconfitta, il che rafforza un'idea di democrazia che invece era stata messa fortemente in difficoltà dalle elezioni presidenziali, che sono le elezioni precedenti che abbiamo avuto, e in mezzo naturalmente dall'attacco a Capitol Hill. Certo, faticano ancora molto i trampiani sconfitti ad accettare, scusate il gioco di parole, la sconfitta, ma questo è un punto importante. Secondo elemento, e anche la battaglia fra i governatori, una battaglia decisiva, perché i governatori sono le sentinelle tramite i segretari di Stato dei sistemi elettorali che poi realizzano appunto le elezioni negli Stati Uniti a tutti i livelli, comprese le elezioni presidenziali, perché non c'è un sistema elettorale federale unico, fa sì che in questa battaglia, ci sono 23 in particolare, sono i segretari di Stato nella partita dei governatori, e si realizza una situazione nella quale c'è sostanzialmente parità, il che apre uno scenario interessante per quella che è la forse più grande sfida che hanno ancora gli Stati Uniti in tema di elezioni, cioè la certezza del diritto al voto per tutti gli elettori. Il principio di uguaglianza, in questo senso, che noi conosciamo molto bene, che da noi è garantito, lì ogni volta è messo in discussione. Dopo la sentenza del 2013 della Corte, questo tema rischia di essere nuovamente centrale. Queste elezioni ci stanno dicendo che non è così scontato che sia impossibile a tutti per votare. Ultimo punto, nei referendum, in particolare in 5 stati, il diritto all'aborto, è come noto, è stato defederalizzato, cioè è stato affidato agli stati, sarà sempre più protetto dai 5 stati che lo hanno inserito nelle loro costituzioni o lo hanno confermato nelle loro costituzioni, il che a maggior ragione dice che la battaglia per una democrazia più forte e più intensa e meno fragile che Joe Biden e i democratici hanno fatto in questi 2 anni forse ancora non è totalmente persa. Certo, poi c'è l'economia, che è il grande elemento sul quale tutti poi votano. Certo, e infatti lo vedremo. Allora, nona Michelize, la tua valutazione di partenza, perché adesso poi, come dire, ci infiliamo in ognuna di queste questioni. Allora, secondo me è andato meno peggio di quello che pensavamo tutti. Sull'Ucraina, sinceramente, io non ho mai avuto particolari timori, perché sappiamo che tradizionalmente, salvo i trampiani, insomma, repubblicani di solito sono quelli, diciamo così, con il sentimento più antirusso, ma questo storicamente, insomma, tanto vero che i paesi dell'Europa orientale avrebbero sempre voluto vedere i repubblicani in guida degli Stati Uniti, questo storicamente dico. E quindi secondo me Biden, al di là di tutto, di come andrà, può sempre contare di quella parte dei repubblicani che fin dall'inizio ha appoggiato la resistenza sia militare che civica in Ucraina. Quindi io, al di là di come finiscono oggi, insomma, penso che non vedremo grandi cambiamenti,
su quella che è stata la politica degli Stati Uniti fin dall'inizio della guerra. Allora, io vorrei partire dal tema Trump, perché poi è anche la grande curiosità, per poi vedere anche gli altri nodi, Biden, comunque in quale situazione si trova a governare, i fattori economici che diceva prima Clementi. A proposito, non ho citato per esteso il suo saggio Diritto Costituzionale degli Stati Uniti d'America, scritto con altri autori, pubblicato da Giappichelli. Questo era il testo, faremo vedere anche la copertina. Però dicevo, nella notte Ron DeSantis ha festeggiato con particolare calore ovviamente la sua vittoria, governatore della Florida, come dicevamo. Allora, riprendiamo un pezzettino delle sue parole, sono andate in onda, chi avesse seguito la maratona notturna le ha sentite, ma noi possiamo ripartire anche da qui. Grazie tante a tutti, è stata una serata veramente meravigliosa. Non era Ron DeSantis, era il suo, per uno scherzo, era il suo avversario, semmai interno. Sentiamo DeSantis. Oggi, dopo 4 anni, il popolo ha emesso il proprio verdetto. La libertà è qui e la libertà resterà qui. Grazie al vostro fantastico sostegno, al sostegno della gente della Florida, non solo abbiamo vinto le elezioni, abbiamo ridisegnato la mappa politica. Grazie a voi per averci sostenuto, per averci dato questa vittoria così importante. Era davvero così importante la Florida e ridisegna, o appunto ridisegna? Beh, piuttosto importante per il margine che effettivamente ha avuto DeSantis, al quale Trump peraltro nella notte ha indirizzato già una specie di monito, di avvertimento, dicendo chiaramente faresti un errore a candidarti, e lanciandogli una sorta di messaggio un po' mafioso, perché io so delle cose di te che non sa nessuno se non tua moglie, cosa abbastanza scandalosa e brutale, devo dire, che dà la misura però del tipo di dibattito che si apre nel Partito Repubblicano. Sono anch'io abbastanza d'accordo con Nona, non si può mai dire, in fondo il vento sull'Ucraina potrebbe cambiare un po' in generale. Ma è vero che come risultato di queste elezioni la politica degli Stati Uniti, la politica estera non dovrebbe cambiare. Il punto è che, riprendendo la Camera, i repubblicani faranno, non solo metteranno in stallo, diciamo così, l'agenda legislativa di Biden, come sempre accade, ma probabilmente apriranno delle loro inchieste, mentre è possibile che le vecchie inchieste contro Trump siano depotenziate o arrestate. Potrebbero aprire un'inchiesta, ad esempio, sul ruolo di Biden, del figlio di Biden, di Hunter Biden, sull'Ucraina. Potrebbero addirittura pensare a un impeachment per la questione migratoria ai confini del sud. Insomma, si può aprire una fase di polarizzazione estrema guidata dalla Camera dei rappresentanti. Sulla politica estera però c'è un tacito consenso bipartisan che riguarda non soltanto l'Ucraina, dove il problema semmai sono gli aiuti civili, nel senso che i repubblicani tendono a dire non spendiamo tutti questi soldi per l'estero, concentriamoli sugli americani. Apriranno anche una battaglia sul famoso tetto al bilancio, come già avvenuto molte volte in passato. L'accusa generale a Biden in questa epoca dominata dalle preoccupazioni per l'inflazione è proprio di avere stimolato eccessivamente l'economia, i famosi piani di, appunto, di Biden, un 1,9 trilioni di dollari nel piano di stimolo della primavera scorsa, e poi l'Inflation Reduction Act nel mese scorso, che ha aumentato nuovamente le spese. Quindi la battaglia è semmai economica, ma su certi punti fondamentali, aiuti militari all'Ucraina, per mettere Zelensky in condizioni di molta maggiore solidità, un eventuale tavolo poi negoziale, e la Cina
c'è effettivamente un consenso bipartisan. Di continuità, sì. Ma c'è una, diciamo, c'è una reale indecisione di Trump sulla sua ricandidatura, secondo te, o è sicuro che... da quello che... anche questo grande annuncio che deve fare il 15 novembre significa che ci sta riflettendo, o leggo qui da un reportage di Giuseppe dall'analisi di Giuseppe Sarcina su Corriere della Sera, lui dice sul ritorno di Donald i repubblicani divisi ma quasi rassegnati, cioè in qualche modo insomma, è così o invece faremo i conti meglio di cosa succede dei suoi candidati. Lui ha vari candidati e diceva giustamente Francesco Clementi la cosa più preoccupante sarebbe stata un'esplosione delle posizioni negazioniste che in parte però hanno perso. Quindi bisognerà fare i conti, perché se Trump si dimostra una liability, un punto debole del partito e non un punto forte come io penso che sia, la sua candidatura diventerà molto più controversa e tutto dipenderà da quanti oppositori avrà, perché la volta scorsa Trump è riuscito a vincere le primarie perché il resto della pattuglia repubblicana era troppo frammentata, troppo divisa. Se questa volta i repubblicani, diciamo così, più tradizionali, non trampiani, fossero più coesi attorno a un unico candidato, allora Trump avrebbe una vita molto più difficile. Ma credo che il 15 novembre annuncerà la sua candidatura. L'ha detto parecchie volte, quindi mi sembra strano che sia quello. Francesco Clementi la pensa nello stesso modo sull'operazione, insomma, su un ritorno, in quale veste, come, o se invece il Partito Repubblicano si può liberare di Trump, ammesso che lo voglia fare? Trump è certamente, ha detto benissimo Marta Dassù, il problema è la soluzione al tempo stesso per i repubblicani. Però rischia di essere, per come stanno andando, sembrano i risultati, forse più un problema che una soluzione, nel senso che il suo populismo, che aveva trascinato naturalmente le elezioni del 20, quelle presidenziali, e a maggior ragione quelle precedenti, rischia di essere in realtà oggi sempre meno compreso dagli americani. Per cui in fondo potremmo dire che la doppia notizia che potrebbe uscire fuori da queste elezioni potrebbe essere che i democratici hanno perso ma non sono stati così sconfitti, e che i repubblicani hanno vinto perché non ha vinto Trump. Questo potrebbe essere il miglior risultato che per la democrazia americana in generale, per il mondo, si citava giustamente tutto il tema dell'Ucraina e della politica estera, potrebbe uscire fuori, e i segnali che sembrano arrivare in questo senso sono molto positivi. Certo, ora il governatore nuovo della Florida dovrà a maggior ragione assumere un carattere, un tono presidenziale. I prossimi due anni da governatore della Florida sarà per lui anche una grande sfida per dimostrarsi all'altezza di una dimensione nazionale e quindi federale che serva a contrastare Donald Trump. Che personaggio è Ron DeSantis, quindi possibile sfidante? Beh, certamente è un personaggio molto particolare, perché viene anche egli dentro la scia del populismo trampiano, e su questo evidentemente ha costruito una parte della sua leadership. Ma la Florida, attenzione, è uno stato che sta cambiando, come il Texas, molto la pelle anche elettorale e demografica, e quindi dentro questo percorso lui sta cercando di interpretare anche quello che è un voto molto mobile, i latinos innanzitutto, ma non solo, di figure e soggetti della politica americana o individui che in realtà stanno cercando di trovare nuovi spazi di crescita. Quindi il cambiamento demografico interno, che quindi è un cambiamento elettorale, per esempio in Texas, per esempio appunto in Florida, e che fatica anche in Georgia, ma che tuttavia in Georgia, nonostante la sconfitta di Stacey Abrams, apre e sta aprendo nuove posizioni anche per i democratici, ci dice un'altra cosa, che la democrazia americana è più forte di quanto non si creda, nonostante tutte le fragilità che abbiamo visto, e che probabilmente l'era Trump inizia ad avere un forte declino. Certo, da dopo il 15 incomincerà quello che sarà il vero braccio di ferro tra Trump e il Partito Repubblicano, e tra il Partito Repubblicano e i democratici di Biden, che certamente vedono in lui comunque un avversario da battere, se non altro per le prossime presidenziali o da mandare in stallo per il periodo 22-24, come si diceva. Allora, volevi aggiungere qualcosa? Volevo far sentire Trump. Un dato interessante di queste elezioni è questo progresso della presa dei repubblicani nel voto ispanico, nel voto latino, che ricordava giustamente Francesco Clementi. Questo è un fattore molto importante anche per le tendenze demografiche che ci sono.
Sentiamo un momento Trump, appunto, perché sì, lo dicevamo, dalla sua casa di Mar-a-Lago ha parlato questa notte. Grazie tante a tutti, è stata una serata veramente meravigliosa. Abbiamo visto qua quanto la competizione sia stata vivace. E quindi vorrei ringraziare anche i fake news media, i giornali che raccontano balle. Quanta gente, perché stanno tutti qua? Forse sperano in qualche cosa. Abbiamo visto dei numeri veramente impressionanti. Con le nomination avevamo 330 fra endorsement e nomination. E su 330 ne abbiamo vinte 324. Allora, questo è un po' il tono, però appunto hanno fatto scalpore sicuramente le minacce a Ron DeSantis, come sì, che ricordava prima Marta Dassù. Allora, un altro aggiornamento, invece in Georgia è quasi certo che ci sarà il ballottaggio, sì, quindi perché c'è anche questa possibilità, lo ha detto il senatore democratico, ha detto non so se più tardi o domani o tra 4 settimane, ma so una cosa, avremo più voti del nostro avversario, andremo avanti insieme, questo ha detto il senatore democratico, sì, Warnock, Raphael Warnock, che è impegnato in questo testa a testa con il candidato trumpiano, in questo caso è un repubblicano trumpiano, Herschel Walker. I due sono divisi da appena 14.000 voti e quindi è sempre più probabile l'ipotesi del ballottaggio, perché appunto non è detto che oggi sapremo effettivamente tutto. Sì, se tutto non si arriva al 50%, se nessuno dei due arriva al 50%, c'è il ballottaggio, come c'è stato del resto nel 2020 per le elezioni presidenziali, che dovrebbe essere ai primi di dicembre in questo caso, quindi ce ne vuole ancora. Nonna Michelizze, ci sono però, a prescindere diciamo dal risultato elettorale, segnali di cambiamento, di una maggiore stanchezza americana nell'invio delle armi o comunque nella spinta al negoziato o no? Io faccio questa domanda sapendo che no, mi arrischio in questa domanda sapendo che Nonna Michelizze smentirà questa ipotesi in ogni modo, infatti la vedo proprio. Esatto, come ho sempre smentito le possibilità nel negoziato, non perché sono guerrafondaia, ma perché non vedo la possibilità per la soluzione diplomatica in questo momento, e non vedo questa possibilità perché gli ucraini si trovavano nelle situazioni peggiori fino a aprile, giugno, e non sono andati a negoziare nulla, e soprattutto sappiamo che negoziare vuol dire concessione dei territori, quindi non si è seduti a tavola in quelli mesi duri, non capisco perché dovrebbero fare in un momento dove stanno sul controoffensiva. Sicuramente la guerra è stato rallentato dagli effetti della mobilitazione, nonostante appunto il risultato dei mobilitati e la loro destino insomma è abbastanza disastroso quello che stiamo vedendo adesso sul campo di battaglia, però è ovvio che quando aggiungi alla forza operativa sui 280.000 persone, questo per forza di cose rallenta l'avanzata ucraina, quindi rimanda a mio avviso questa avanzata a 2-3 mesi, poi insomma sappiamo che arriva anche inverno. Quello che non è stato rallentato ovviamente è la guerra informatica che continua a condurre il Cremlino, e in questo momento abbiamo visto due fasi. La prima fase era quella di accentuare la minaccia nucleare e l'Occidente insomma mobilitarsi intorno a questa, quindi la guerra, la campagna dell'informazione, della propaganda, visto, in questo senso la propaganda, sì, e abbiamo visto un vero terrore psicologico anche sulla media
occidentale, soprattutto sul dibattito, nel dibattito italiano, e la seconda parte di questa guerra informatica adesso consiste dal far passare l'idea di questa stanchezza occidentale, quindi escono queste indiscrezioni, no? Che ci sono stati vari incontri, che qualcuno sta spingendo Zelensky a mostrarsi più clemente, insomma, verso il Cremlino, mostrarsi più aperto al negoziato, anche se poi Washington Post in quell'articolo precisava che, insomma, la fonte voleva sottolineare il fatto che questo non vuol dire che gli Stati Uniti spingono verso il negoziato, ma gli Stati Uniti temono che i partner europei in qualche modo sono stanchi da guerra, quindi magari quello che deve fare Zelensky è cambiare un po' message box e mostrare, quasi sembrerebbe per finta, insomma, propenso al negoziato. Poi si è girata la notizia sull'incontro di Sullivan con il capo del Consiglio di sicurezza russa Patrushev. In realtà questo è uscito sul Wall Street Journal una settimana fa, è una notizia in realtà che è uscita già sulle fonti russe all'inizio dell'ottobre. E se io sono scettica molto a analizzare la realtà basandosi su indiscrezioni, ma se vogliamo rimanere sulla realtà delle indiscrezioni, allora le fonti russe dicono che questi incontri sono avvenuti l'estate, il primo round, poi c'è stato una sorta di stallo nel negoziato fra Sullivan e Patrushev, e hanno ripreso poi in autunno, e il tema di questi incontri non è stato il negoziato, ma la transizione politica dentro la Russia. È chiaro, ci dobbiamo fermare, chiedo scusa a Nonna Michelizzi, dobbiamo assolutamente andare in pubblicità, vi do soltanto alcune notizie ancora sul terremoto, stop la circolazione dei treni sulla linea adriatica, tutte le scuole delle Marche sono chiuse per controlli. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ci fa sapere che Giorgia Meloni segue la situazione con la Protezione Civile e le Marche, e la circolazione dei treni è sospesa anche nella zona di Rimini. Infine, una fonte di governo della Francia, ma questo è il tema della prossima seconda parte della trasmissione, una fonte di governo della Francia dice che sui migranti dall'Italia, paese primo beneficiario del meccanismo europeo di solidarietà, ci aspettavamo altro sui migranti. Come capite, ci raggiungeranno ospiti politici, ripartiremo da qui. Pubblicità. Allora, di nuovo in diretta, ci hanno raggiunto Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Buongiorno. Buongiorno. Matteo Orfini, del Partito Democratico. Buongiorno. Che è veramente raro vedere in televisione, quindi ringraziamo particolarmente, anche per molti temi, naturalmente, anche sul lato. Se lo ringraziamo, lo vediamo dopo, no? No, attenzione, perché detto poi dalla maggioranza, queste affermazioni diventano sempre pericolose. Bentornato a Francesco Verderami, firma del Corriere della Sera. Sono rimasti con noi Marta Dassù, Francesco Clementi, Nonna Michelizzi. Allora, intanto dicevamo che saremmo ripartiti da questa dichiarazione, ve la rileggo perché c'è stata la pubblicità, fonte di governo citata dall'AGI della Francia, governo francese, che dice: dall'Italia ci aspettavamo altro sui migranti, da un paese che oggi è il primo beneficiario del meccanismo europeo di solidarietà, ci aspettavamo un altro comportamento, il comportamento delle autorità italiane è inaccettabile, contrario al diritto del mare e allo spirito di solidarietà europea. Questo nonostante gli sbarchi che sono avvenuti poi questa notte, non so se la regia poi ci potrà far vedere le immagini, ma anche nonostante il fatto la Francia comunque abbia accettato di accogliere alcuni di questi migranti in una ottica in una logica di redistribuzione. Vado da Maurizio Lupi su questo. No, pensavo andasse da Guerini. Da Guerini, nel senso che la parte democratica del Partito Democratico. La parte democratica del Partito Democratico parlerà, è molto attivo tra l'altro Matteo Orfini su questo fronte dei migranti da sempre. Maurizio Lupi, ma insomma questo braccio di ferro, l'efficacia e al di là degli aspetti ovviamente umanitari. Ma
Mi dispiacerebbe che tutte le volte che si affronta una questione del genere si ritorni indietro, come un déjà vu. Già visto, l'abbiamo già visto sotto il governo, con il governo Conte e Salvini, e lo rivediamo oggi. Come se nulla accadesse e come se poi di mezzo non ci fossero vite umane, persone, storie drammatiche che leggiamo. La posizione del centrodestra riguardo al tema della politica sugli immigrati è una posizione molto chiara, tra l'altro espressa in campagna elettorale. Abbiamo detto che uno dei risultati più importanti per il sistema italiano, che è avvenuto dal 25 settembre, che per la prima volta gli italiani hanno scelto una maggioranza politica e un programma politico da attuare. Sul tema dell'immigrazione era evidente ed è noto che il centrodestra, con sensibilità diverse, la nostra è una sensibilità diversa, quella che apportiamo nella coalizione di centrodestra, ha una posizione molto chiara. È l'Europa che deve assumersi la responsabilità insieme di affrontare un dramma umano e sociale, lo abbiamo dimostrato anche sull'Ucraina. I flussi migratori vanno governati, ce n'è bisogno, ma vanno governati, e c'è una politica nel Mediterraneo che bisogna tornare ad assumere. Certamente credo che un segnale come quello che si è dato è certamente un segnale che poi non poteva non finire come è finito, nel senso che è evidente che non si possono lasciare persone nelle condizioni con cui erano su questa nave a stare sulla nave. La Francia, indipendentemente dalle parole, si è mossa, credo che sia giusto che si muovano tutti. Il principio per me fondamentale, lo dico con molta chiarezza, è che è doverosa l'accoglienza, ma l'accoglienza è accoglienza se è umana, se è dignitosa e se avviene dando l'opportunità e la possibilità a queste persone di ricostruire un futuro. Come è altrettanto doveroso la difesa dei propri confini, che non sono i confini dell'Italia ma i confini dell'Europa. Dove sta il giusto mezzo? Come indicare questa strada o forzare senza giocare sui drammi umani? Concludo, perché poi alla fine si cita sempre il Papa da una parte o dall'altra. Mi sembra che lo stesso Papa abbia indicato la strada all'Europa, dicendo che non può essere lasciata da sola. Quindi mi auguro che anche una ripresa di una politica estera forte nel Mediterraneo, di dialogo con i paesi del Mediterraneo, possa andare nella stessa direzione. Detto questo, però, voglio dire, evitiamo di fare sempre, di urlare sempre su tutto, perché i problemi in questo modo non si risolvono. Matteo Orfini. Ma penso che sia un... immagino Lupi si riferisse a Piantedosi sull'urlare su tutto, nel senso noi abbiamo assistito a due settimane di violazione delle norme da parte del Ministro dell'Interno. Ci sono delle regole nazionali e internazionali che prevedono che quando c'è un'operazione di salvataggio, chiunque la faccia, un ONG, una nave mercantile, una nave statale, quell'operazione vada conclusa con lo sbarco nel porto sicuro più vicino, che in questo caso era un porto italiano. È finita come era inevitabile finisse, con tutti i migranti che sono sbarcati nella notte, perché così diciamo si è dato meno nell'occhio rispetto alla retromarcia che ha fatto il governo. L'unica, Maurizio, quello che tu chiami segnale, lo hanno pagato sulla loro pelle centinaia di persone che erano naufraghi, che scappavano dai lager libici, che soffrivano e che per dare un segnale all'Europa, peraltro non mi pare particolarmente recepito, hanno accumulato a sofferenza altra sofferenza, ed è qualcosa di abbastanza disumano. Tra l'altro le parole più dure su questo ieri l'ha detto la CEI, le hanno dette i vescovi italiani, non è che le ha dette il Partito Democratico o altri. Io penso che da qui noi dobbiamo ripartire, dal rispetto delle leggi del mare, quindi convenzioni nazionali e internazionali, costruire un sistema che sia più funzionale e più oggettivo, cioè quando c'è un'operazione di salvataggio si conclude in quel porto, senza spettacolarizzazione, senza bracci di ferro sulla pelle dei migranti, poi discutiamo di tutto il resto. C'è un problema europeo? Sì. Ma il nemico è la Francia? No, Francia, Germania, i paesi che sono quelli che accolgono di più. Il problema è che noi non siamo mai riusciti a fare la redistribuzione perché non lo volevano i paesi sovranisti dell'est europeo, a cominciare da Ungheria e Polonia. Quindi se il presidente Giorgia Meloni vuole dare una mano alla soluzione di questo problema, dovrà parlare con i suoi amici e alleati strategici in Europa, che fin qui sono quelli che hanno impedito la redistribuzione. Allora, volevo chiedere a Francesco Verderami intanto se...
diciamo, l'aspetto politico di questo braccio di ferro e anche della sua conclusione, e se è un cedimento, diciamo, è un salvinismo ulteriore di Giorgia Meloni, e va letto, come dire, in un elenco però di queste cedimenti, se li vogliamo chiamare così, o comunque di una capacità di Salvini di dettare l'agenda, o se corrisponde una parte della sinistra, dice, un'arma di distrazione di massa, in realtà è una falsa emergenza. È così? Intanto lasciami dire che quella definizione francese inaccettabile, se la riprendono indietro, insieme alle loro violazioni delle leggi che fanno direttamente in casa loro, ci sono dei processi, come tutti sappiamo, in Francia per violazione dei diritti, e questa violazione dei diritti avviene sistematicamente ai confini francesi, tra i confini italiani e francesi. Ventimiglia. 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 Quindi, inaccettabile, glielo dicono, se lo dicono a loro stessi, punto primo. Punto secondo, si fanno le battaglie che si possono vincere. E io penso che questa battaglia non si potesse vincere, mi riferisco adesso al governo italiano. E quindi queste prime due settimane si sono rivelate due settimane caotiche, ma non due settimane caotiche sui temi sui quali, come dire, ci si immaginava il caos, le difficoltà, il modo affrettato di dover decidere. Perché noi, cioè gli analisti politici, ma anche gli avversari politici, e anche questi metrapansee del giornalismo italiano, così illividiti da questo risultato elettorale, immaginavano la difficoltà, cioè sul versante europeo ed economico. Lì il governo si è mosso con avvedutezza nelle relazioni, per quanto formali e per quanto iniziali, con le istituzioni europee. Non mi pare ci siano stati scossoni, non mi pare la Meloni non sia stata stretta la mano, mi pare che stiano andando, per quanto riguarda la manovra, poi lo vedremo nella continuità con Draghi, o meglio, non nella continuità con Draghi, nel rispetto delle regole europee. Ma non poteva che essere così. Ma naturalmente. Poi scegliendo Giancarlo Giorgetti a fare il ministro dell'economia. Sì, ma noi abbiamo visto che prima, quando c'erano i punti di riferimento del progressismo italiano e mondiale a Palazzo Chigi, abbiamo rischiato di incorrere in due infrazioni con Conte a Palazzo Chigi. Quindi, diciamo, sotto questo aspetto non si è rivelata sorpresa. E qual è invece, quali sono i punti di caos che dicevi? Il caos è stato sia nella gestione di questa nemmeno emergenza migratoria, perché si è, come dire, esasperato un tema che quotidianamente si succede nelle coste, certo. Con la gestione della norma, non sul problema dei rave party, ma su come è stata scritta la norma del rave party, che infatti adesso va trascritta, e su un atteggiamento del Viminale che è sorprendente, perché oltre alla diciamo cattiva scrittura della norma sul rave party, quanto è successo nel secondo Consiglio dei Ministri mi ha colpito, perché il titolare dell'Interno è giunto a Palazzo Chigi alla riunione del Consiglio dei Ministri illustrando la norma che doveva rivedere le regole per l'ONG, e questo ha irritato fortemente il Ministro della Difesa, che doveva porre anche lui poi la firma sotto quel provvedimento, quel decreto interministeriale, che ieri poi ci ha detto Sabino Cassese, confermato nel Masso, non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Doveva venire col testo. Quindi, cioè, il caos è da un'altra dall'altra parte. C'era Marta Dassù che voleva sentire sulla questione dei migranti e anche della posizione della Francia. Volevo dire due cose rapidamente, che in parte è chiaramente stato un gesto politico e di bandiera, stiamo parlando di navi di bandiera, perché nel frattempo, dal 20 ottobre,
11.000 migranti irregolari sono sbarcati sulle coste italiane nel silenzio generale, quindi 11.000 persone di cui non si è parlato contro appunto qualche centinaio. Forse dalle, spesso dalle navi della Guardia Costiera, sì, della Guardia Costiera della Difesa, in base alla SAR, esatto. E così via. Secondo, che la Francia in realtà compensa con queste parole contestabili quello che ha fatto nei fatti, e cioè di aprire il porto di Marsiglia a Ocean Viking, a una di queste navi. Quindi il governo comunque incassa questo, sì, risultato. Insomma, di fatto la Francia si è presa la sua nave, e non è detto che il porto sicuro sia sempre quello dell'Italia. C'è Malta, c'è la Grecia, c'è la Spagna, c'è la Francia. Una volta tanto la Francia si è presa una sua quota. E allora fa un po' di voce da una fonte, però che non fonte si di governo anonima, ci dobbiamo fidare delle agenzie invece, anche mondiali. Sì, appunto, mentre invece sia Macron che il ministro degli interni hanno parlato un linguaggio diverso. La terza cosa importante è che noi, l'Italia, come quota di rifugiati pro capite, siamo in realtà in fondo alla classifica, perché siamo tipicamente un paese di transito. La gente arriva ma non vuole rimanere qui. Quindi la ricollocazione in realtà c'è nei fatti, perché la gente se ne va dopo un paio di mesi. E la quota invece di migranti, di rifugiati pro capite più consistente oggi ce l'ha la Polonia, e questo è l'effetto dell'Ucraina, è un effetto del tutto nuovo, se volete, dovuto a questa terribile guerra, ma di fatto la classifica fra i paesi si è completamente sbilanciata. La Polonia adesso è prima, seguono la Germania e la Francia, e l'Italia viene molto dopo. Quindi sono tutti dati da tenere presenti, fatto salvo che naturalmente per un governo come questo il problema migratorio è uno dei problemi identitari e politici fondamentali. Se posso fare solo un'osservazione velocissima, perché credo che come sempre Verderami, svegliandosi molto presto al mattino, abbia colto una questione importante su cui anche noi, avendo avuto questa responsabilità per la prima volta politica dopo 10 anni, dobbiamo stare attenti. Ci sono le grandi questioni che dobbiamo affrontare, che sono quelle sentite da tutti, che è prima fra tutti la questione sociale e la questione economica. E lo vedremo oggi col NADEF, lo vedremo che è la nota di aggiornamento, e lo vedremo con la prima legge di bilancio che sarà presentata, su questo il dialogo con l'Europa, eccetera. E ci sono, come in tutti i governi politici, alcuni provvedimenti che appartengono al programma, perché se voi andate tra la gente normale, quando uno ti dice finalmente bloccato il rave party, che è scritta bene, che devo è scritta però male, di essere non gliene frega, frega niente alla gente. Per questo la responsabilità è di chi governa. Perché quei temi non vanno sottovalutati, la sicurezza, il tema del governo, sì, delle politiche di immigrazione. Però stiamo parlando del come. Sì, esatto. Se tu lo affronti in maniera come provvedimento bandiera, rischi di avere un boomerang poi sulle questioni che sono fondamentali. Volevo solo sottolineare. Beh, questo è quello che diceva Verderami. Volevo andare però, dunque, vorrei sentire Francesco Clementi su questo punto. Quindi questa, intanto, se è la conclusione a questo punto, sono sbarcati tutti come poi doveva essere. Una ferita però questo, ancora una volta, se è un remake, se è diverso da quello che abbiamo visto nel 2018-2019. E poi ho una domanda per Nona Michelizze su questo, che è, c'è un aspetto geopolitico anche dei migranti, e vorrei sentire lei, perché questo anche è importante. Allora, prima Clementi, vi devo solo chiedere purtroppo un po' più di concisione in questa parte. Molto brevemente, l'Italia ha in Costituzione un articolo che consente il diritto d'asilo per chi non gode delle libertà che hanno gli italiani, e l'Italia è dentro il sistema europeo. Il tema dell'immigrazione è un tema naturalmente antico, appunto, si sottolineava già da tempo, e deve essere trattato in maniera razionale. La razionalità prevede che ci siano un decreto flussi che manca e che va fatto con grande intelligenza, anche alla luce delle opportunità, diceva molto bene Marta Dassù, che la immigrazione può dare nel mercato anche, per esempio, del lavoro. Questo governo, su questo io credo, dovrà guardare con grande attenzione a tutto ciò. E poi naturalmente in termini di politica interna, intesa come politica europea, in cui l'Italia a maggior ragione può utilizzare la sua posizione fisica, strategica, per far pesare quello che in fondo è un porto, come è stato detto, però di transito.
Allora, in questa logica, riaprire la questione identitaria dell'immigrazione di uno sbarco, come dire, incontrollato, se da un lato serve evidentemente a questo governo a trattare il suo profilo fin da subito come un profilo di governo chiaramente di destra rispetto ai governi precedenti, nei fatti però non muta quello che è la posizione reale, lo diceva bene Verderami, del governo sulle cose che noi tutti ci aspettiamo, innanzitutto l'economia, come appunto sta avvenendo per gli Stati Uniti nel voto americano. Ecco allora che dentro questa logica mi aspetto quanto prima un DPCM sui flussi che metta in ordine quello che al momento sembra essere un problema, forse esageratamente cavalcato, e che dia naturalmente però a questo paese una dimensione europea di un problema che storicamente è noto e che storicamente a maggior ragione deve essere governato dentro una dimensione collettiva comune che è quella però europea. Nona Michelizze. Allora, io per collegare due temi, che è immigrazione e la guerra, perché noi c'è un problema di audio, se trovarci, può. Prego. Possiamo trovarci davanti a un'altra sfida questo inverno, perché noi vediamo un continuo bombardamento da parte della Russia delle centrali elettrici in Ucraina. Questo, l'obiettivo è rendere vita difficile agli ucraini in questo inverno, ma soprattutto causare nuova ondata dei rifugiati dall'Ucraina verso i confini europei. E come prima Marta menzionava giustamente, la Polonia già sta al primo posto dopo aver ricevuto milioni di ucraini rifugiati, quindi sta già al limite. Eventualmente quindi non è escluso che noi ci troveremo il mese di dicembre e gennaio davanti a una nuova ondata, nel caso la vita sarà insopportabile poi nel freddo in Ucraina. Allora, grazie a Francesco Clementi e a Nona Michelizze. Pubblicità, prima di andare in pubblicità ancora degli aggiornamenti, intanto che il testa a testa in Senato è ancora testa a testa perché siamo a questo punto 48-48, e poi del terremoto che continua lo sciame sismico, non si è fermato, con epicentro nella zona dell'Adriatico davanti a Pesaro e Fano. Ci sono state altre 5 scosse mentre andavamo in onda, non ci sono per ora danni a persone o cose, se non però naturalmente le scuole sono state chiuse per controlli, ci sono crepe, qualcuna anche nel Consiglio regionale delle Marche. In Umbria invece l'ha confermato anche il governatore, l'assessore dell'Umbria, scusatemi, ha confermato che non, anche dopo le verifiche della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, fortunatamente nessun danno. Ci fermiamo. Allora, di nuovo in diretta, dunque dicevamo delle notizie ancora, resta la situazione ancora dello spoglio delle elezioni di midterm. Marta Dassù, in realtà era CNN che dava questo 48-48. Sì, ma mancano ancora i decisivi seggi al Senato di Nevada, Arizona e Georgia, dove appunto probabilmente si andrà al ballottaggio. Quindi non sapremo oggi la situazione del Senato. Mi sembra che si vada verso un Senato 50-50, in quel caso lo otterrebbero i democratici per il famoso voto di Kamala Harris, che è l'unica cosa che fa, perché per il resto è completamente scomparsa dai radar anche da queste elezioni. Per inconsistenza. Mentre la Camera sembra ormai certo che è repubblicana, ma insomma poteva andare peggio dal punto di vista di Biden. Sì, ma insomma riflette abbastanza i sondaggi. Si sapeva che i repubblicani, come nella norma, avrebbero molto probabilmente vinto la Camera, mentre c'era un interrogativo sul Senato. Certo, poteva essere una ondata rossa che non c'è stata. Però di fatto Biden ha perso il controllo della Camera, quella è la sostanza. Certo, allora intanto ha un nome invece la fonte di governo che ha parlato con le agenzie, con l'AGI, ma evidentemente adesso l'ANSA ha il nome e cognome, è il portavoce del governo Veran, che dice: Roma rispetti gli impegni dell'Unione Europea sulla Ocean Viking, le regole ci sono, vanno, e però insomma mi sembra che l'abbiamo già interpretata. Sì, anche hanno loro la loro politica interna pure loro. Poi, sì, perché il portavoce del governo è non del Presidente della Repubblica. Infatti ci sarà presto
una smentita da parte del portavoce del Presidente della Repubblica. Tutto allora, il mondo è pronto. Anche la Francia è diventata come l'Italia, dire, ma non l'Italia guidata dal centro-destra. Ci prendono una nave, aprono un loro porto, devono dire a Marine Le Pen che però l'Italia è cattiva, insomma, hanno anche loro la loro dimensione domestica. Allora, io però mi devo spostare, diciamo, siamo America, Europa, Italia, Roma, e vorrei andare, abbiamo fatto questo percorso oggi, e naturalmente con un occhio invece molto serio alla situazione delle Marche, sempre del terremoto, dove ancora, appunto, adesso ha parlato anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, tutti cercano di capire quali sono le conseguenze, quali sono i danni. Volevo però invece, dicevo Roma, perché ieri a Roma ci si è occupati di Roma, ma una chiave in realtà politica nazionale, e vorrei partire dalle parole di Giuseppe Conte, che sono sicuramente punto di riferimento del progressismo. Le ho appena messe sotto come attenzione. Così ecco, per, è sempre così gentile. Per cattiveria, pura cattiveria. Sentiamo Conte. Deve sicuramente contemplare alcuni punti cardine. Questi per noi sono imprescindibili e sono qualificanti. In materia, per esempio, di ambiente, di gestione e smaltimento dei rifiuti, è chiaro che non potrà mai basarsi questo progetto sulla costruzione di nuovi inceneritori, così come è stato progettato per la capitale. E vedete, non diciamo nulla di nuovo, non ci mettiamo nulla di nuovo. Perché diciamo qualcosa che era già nel programma della Regione Lazio, dove addirittura hanno modificato una legge a tal fine, la legge 29 del 1997, hanno approvato un piano rifiuti in questa direzione. Quindi vogliamo realizzare ad esempio un progetto che concretamente si sta facendo in quel di Colleferro, dove è stata abbandonata poi l'idea dell'inceneritore per le tecnologie nuove, alternative, meno inquinanti, ecocompatibili. Allora, così Conte sulla questione del termovalorizzatore. D'altra parte, in realtà lo disse lui proprio in un'intervista a Corriere della Sera, è la ragione per cui ha tolto la fiducia al governo Draghi, e però questa è una chiusura al campo largo. Ieri il sindaco di Roma Gualtieri ha rilanciato il termovalorizzatore, ha detto che si farà, che partirà, dato delle indicazioni stringenti. Matteo Orfini, che sta succedendo? È Conte che, come dire, che si sfila dalla... Ma sì, ma intanto che noi abbiamo ereditato una città sommersa dai rifiuti, ereditata dalla gestione di Virginia Raggi. Il termovalorizzatore serve a chiudere il ciclo dei rifiuti, a liberare finalmente strutturalmente Roma dalla monnezza. Cioè, e fare quello che avviene in tutte le grandi capitali europee. Quindi capisco la nostalgia di Conte per Virginia Raggi, ma noi su questo non possiamo tornare indietro e non torneremo indietro. Io ho ascoltato le parole di Conte, queste e le altre che voi, vi ringrazio, avete risparmiato di ripassare, in cui sostanzialmente insolentiva il Partito Democratico. In bocca al lupo al Presidente Conte. Segnalo, lui è in maggioranza in Regione Lazio insieme a noi, ci è voluto entrare perché non c'era dall'inizio, ma con una faticosa trattativa ha messo addirittura due assessori nella giunta regionale del Lazio, che condivide insieme a noi, insieme al Terzo Polo, è un campo molto largo lì, sceglie di rompere questa alleanza. Ieri questo sostanzialmente ha fatto, tra l'altro anche con una tempistica sgradevole, è una conferenza stampa a due ore dall'evento in cui il sindaco di Roma faceva il resoconto del primo anno di lavoro, e quindi, diciamo, volutamente urticante. Io penso che il PD ne debba prendere atto. Ho visto dichiarazioni su questo abbastanza timide ieri di alcuni dirigenti regionali del mio partito, che hanno questa passione che io non ho mai condiviso per il cosiddetto punto di riferimento di tutti i progressisti. Io lo dicevo già allora, io sono abituato a che i punti di riferimento di solito sono fermi, e in quanto tali sono punti di riferimento, tu ti orienti guardando una cosa che è ferma e quindi capisci. Se un punto di riferimento si muove, perché prima sta con Salvini, poi sta con noi, domani non si sa dove, se ti orienti su quel punto di riferimento ti perdi anche te. Quindi suggerirei al Partito Democratico Nazionale del Lazio di chiudere questa vicenda e concentrarsi su una coalizione possibile con chi altro vorrà combattere per mantenere centrosinistra il governo della Regione Lazio. Quindi
chiuso, è la fine del campo largo. Ma no, no, cosa no, aspetta, a me dirlo. No, no, ma Enrico Letta ha detto che il Conte è ossessionato dal Partito Democratico. Io penso che un partito vive anche di orgoglio e dignità. Dopo una conferenza stampa del genere si prende atto e si passa oltre. Non si continua a cercare un accordo con chi ti ha insolentito, con argomenti ridicoli peraltro, perché ripeto, se noi dobbiamo fare un termovalorizzatore a Roma è perché Roma è sommersa dei rifiuti dopo la gestione della Raggi. Francesco Verderami, come contemporaneamente però noi abbiamo letto ieri un'intervista proprio del Corriere della Sera a Goffredo Bettini che rilancia sempre le alleanze. Tutti vedovi di Conte. E come può il Partito Democratico tenere, cioè tenersi? Guarda, il Partito Democratico ha un problema, secondo me, strutturale. Intanto vorrei ricordare che le parole che oggi usa il segretario del PD Letta, e cioè che Conte ha un'ossessione nei nostri confronti, sono le stesse che usava verso Renzi. Renzi ha un'ossessione nei nostri confronti. Forse l'ossessione è il PD. Perché il PD oggi non è politicamente nulla. Il campo largo era la riedizione dalemiana di mettiamo insieme i pezzi di centro, centrini e vari ammennicoli e intanto governiamo noi perché attraverso queste stampelle rimaniamo al potere. Non è cambiato niente, solo che nel frattempo è cambiato il mondo ed è cambiata anche l'opinione pubblica ed è cambiata anche, come dicono quelli che parlano bene, la constituency del PD. Lo si vede anche, lo si sente anche quando i dirigenti del partito parlano del loro partito e lo definiscono un partito di sinistra. Letta lo definisce un partito di sinistra per rilanciare un partito di sinistra. Parlava di partito di sinistra durante la campagna elettorale. Io sapevo che il Partito Democratico era nato come un partito di centro-sinistra. Smarrito questo prefisso, si ritorna alle origini e infatti vengono fuori, come dire, tipo Gratta e Vinci, però, le vecchie pulsioni comuniste. No, sì, perché cioè, questo è un fatto serissimo. Quando nell'intervista di al Corriere Bettini parla sulla ridefinizione del profilo del Partito Democratico, usa una battuta che è, come dire, riporta agli anni 70. Cioè dice, ma dovremmo mica stare con l'elmetto della NATO? Oppure immaginare di collocarci dentro un'Europa, adesso non lo sto, lo ripeto a grandi linee, di indipendente dai rapporti con l'America e con le altre potenze. Cioè, siamo tornati a botteghe oscure. Non siamo tornati perché quella è la posizione di Bettini e non del PD, per fortuna. No. Però c'è un punto in quello che dice che è vero. C'è un punto che è vero, cioè quell'idea di campo largo come progetto del Partito Democratico è la negazione del progetto del Partito Democratico. Certo. Cioè noi abbiamo fatto il PD perché il PD doveva essere il campo, cioè un grande soggetto politico che rappresenta il riformismo di centrosinistra, in cui ci sta chi come me è più di sinistra, chi come altri miei amici e compagni ha una posizione più liberale e più moderata, però un partito che con un'identità forte ambisce a governare il paese. Questo era il PD. Noi abbiamo sostituito in questi anni questo progetto a un'idea confusa di alleanze con chiunque. Questo è l'errore che poi ti trasforma in un partito dello status quo. Cioè noi siamo oggi percepiti come quelli che tengono insieme nei momenti difficili Franzo Spagna, purché se sta a Palazzo Chigi. E questa è la malattia che ha avuto il PD. Nostro congresso, che io, perdoni, me lo faccia dire anche da qui, faccio un appello accorato e disperato al nostro gruppo dirigente, non possiamo finirlo il 12 marzo. Cioè, anche perché nel frattempo si sarà estinto il partito se continua così. Così non reggiamo, ovunque vado i nostri militanti dicono ma siete matti. Tra l'altro le regionali cioè, abbiamo tutta una roba politologica, cioè acceleriamo, usiamo tutti gli strumenti statutari per accelerare questo congresso e provare a ricostruire dall'opposizione
coalizione quell'idea di PD. Ma quindi, se qualcuno non ci crede più, lo dica. Lo dico ai miei compagni di partito, se qualcuno non crede più a quel progetto politico, certo, e pensa che noi dobbiamo diventare un'altra cosa rispetto al PD a cui abbiamo dedicato almeno io 15 anni di vita credendoci, lo dica oggi. Siccome io penso ancora che quell'idea possa essere salvata e quel progetto possa essere salvato, e che da questo punto di vista 5 anni di opposizione ti aiutano anche, perché tu rifondi la costituente del PD, non è il congresso, è l'opposizione, è lì che capisci se ci riesci a salvare quel progetto politico. Se non ci credono, se qualcuno non ci creda, lo dica senza far finta. Vorrei Volfini, ecco, lo stanno picconando da dentro e da fuori. Da dentro e da fuori. Tra quelli che difenderà finché possibile, fino alla fine, questo progetto politico, perché ci credo e credo che serva ancora al paese, se no ne Mi sembra in questo discorso molto sincero di Matteo Orfini si capisce che effettivamente il rischio di una spaccatura è molto, molto forte. Non lo so, io quando leggo che ci dobbiamo mettere 6 mesi a fare non so cosa per fare un congresso, penso che diciamo sia una... quel regolamento non l'ho votato in direzione insieme a un altro po' di gente. Penso che diciamo sia cupio di soldi nella migliore delle ipotesi, oppure che c'è qualcuno che evidentemente vuole rallentare la soluzione del problema. Ma non lo so, cioè vedremo, emergerà. Ripeto, se qualcuno non ci crede, lo deve dire. E allora discutiamo di questo. Logicamente, siamo una grande. Siamo molto democratici. Sulle regionali che sono banco di prova, chiedo questo: l'alleanza, diciamo. Il nome a questo punto, visto che Conte tanto si è chiamato fuori lui, a quanto pare, quindi deve essere il PD a portare un suo nome sia nel Lazio sia in Lombardia, secondo lei l'operazione Moratti? Sono ovviamente due vicende molto diverse, devono decidere i gruppi dirigenti territoriali. A me è più facile parlare del Lazio, ovviamente, essendo la mia regione. Io penso che qui non abbiamo le condizioni per chiudere una coalizione comunque competitiva con un nome competitivo. Poi può essere, ne girano diversi, uno di quelli va bene, con gli alleati capiremo dove si raggiunge il massimo consenso intorno a un nome. In Lombardia, onestamente, io non penso che il Partito Democratico possa votare Letizia Moratti. Io devo chiedere a Maurizio Lupi. Lo troverei io. Sorrido. Cioè, nel senso che... Qualcuno nel suo partito... Sì, ho visto anche oggi, c'ho davanti messa da Lupi, come sempre, che è molto garbato l'intervista no, di ma Zanda. Mi hanno chiamato qui per aiutare. Ma io sono onorato. Non ho mai avuto collaboratori così autorevoli, quindi persino più di me, quindi sono onorato. Però ecco, leggo il titolo, non ho letto l'intervista di Zanda, e no, io non penso sia una grande occasione sostenere Letizia Moratti, ecco. Io vedo invece che i problemi sul fronte di centrodestra sembrano esserci, non tanto, immagino che ricandiderete Fontana, quello è, non so, poi una candidatura a Moratti per il terzo polo può essere, comunque può dar fastidio, immagino, ma no, neanche questo. Ma, il fastidio può venire solo dalla non azione del centrodestra, mentre governi... Ricordo sempre a me stesso che le elezioni amministrative non sono state sempre un grandissimo banco di prova di espressione di candidatura di classe dirigente, di capacità di mettere in campo persone autorevoli. Siamo sempre arrivati tardi e questa volta, tra l'altro, appunto, si voterà in Lombardia, si vota nel Lazio, si vota in Friuli Venezia Giulia, anche se si voterà più tardi, ma credo che nel mese di febbraio ci saranno due importanti elezioni per le due regioni più importanti d'Italia, che sono il Lazio e la Lombardia. In Lombardia la situazione mi sembra molto chiara, non è che non sono preoccupato, mi dispiace che Letizia Moratti, che conosco molto bene, abbia fatto questa scelta. Ovviamente ognuno è libero di fare questa scelta, mi sembrerebbe alquanto anomalo e non compreso dagli elettori, però è un problema di casa della sinistra, che la di sinistra casa di Calenda. Voglio dire che la sinistra prenda come candidatura una storia come quella di Letizia Moratti, che è la storia politica di un pezzo del centrodestra che ha governato il paese, che ha governato, è stato sindaco di Milano, che ha fatto il ministro dell'istruzione, cioè poi ci sono scelte personali che vanno rispettate. Però non credo che in Lombardia noi siamo molto, io l'ho sempre detto, in tempi non sospetti
Il criterio per me è molto semplice. Si governa in una regione come la Lombardia, il presidente uscente dice che si vuole ricandidare e la strada più giusta è quella di sottoporsi alla volontà degli elettori. Quindi il candidato naturale da sempre è il presidente uscente, in questo caso Fontana, che tra l'altro secondo me ha anche governato bene. Il tema è Lazio e quindi non aspettiamo a scegliere un candidato. L'appello che faccio è proprio perché sono un primo banco di prova, come sappiamo le elezioni amministrative regionali diventano sempre un banco di prova, no? Vengono dopo 4 mesi di governo, credo che noi abbiamo il dovere nella regione Lazio di individuare rapidamente un candidato che sia l'espressione di una unità del centrodestra, e mi auguro anche che questa, sia nel Lazio che nella Lombardia, sono l'occasione per il pilastro moderato del centrodestra per rimettersi in gioco, perché serve come il pane alla coalizione di centrodestra una proposta come quella che fa certo della coalizione una coalizione di centrodestra e non di destra. Allora, dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, do una notizia, ha parlato il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e ha detto che non si registrano criticità puntuali nelle zone delle Marche dove è stato più forte il terremoto di questa mattina. Ha anche confermato che con il valore dell'evento a mare non ci sono state situazioni di tsunami, c'è stata solo un'informazione ai paesi limitrofi come previsto a livello internazionale, ma appunto è stato fortunatamente escluso, mentre sono state avviate le unità di crisi per le verifiche al patrimonio culturale da parte del Ministero della Cultura. Ancora la Protezione Civile non risultano fortunatamente ancora danni a persone. Pubblicità. Allora subito siamo di nuovo in diretta da Simone Costa che è a Catania per l'ultimissimo punto sulla situazione degli sbarchi dei migranti. Sono sbarcati tutti a questo punto e le navi sono ripartite, Simone. Sì, buongiorno Alessandra. No, le navi non sono ripartite, la vedete alle mie spalle, Humanity One, ieri notte, come avete ricordato nel corso della trasmissione, sono sbarcati 35 migranti dopo l'ispezione sanitaria, sono stati i primi ad arrivare qui a Catania nella giornata di sabato, gli ultimi a scendere dopo di fatto il parere medico che testimoniava, insomma, che fossero provati da una lunga navigazione dalla sosta, e oltretutto hanno visto lasciare la nave molti compagni di viaggio. La nave non è ripartita, così come non è ripartita neanche Joe Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, è arrivata da pochi minuti, una nota proprio dell'ONG, perché la nave non è più nel molo 10 dove ieri, il molo dove ieri sono stati fatti sbarcare i 214 migranti, si era diffusa voce di un possibile sequestro, notizia smentita dall'ONG, è stata semplicemente spostata la nave per ragioni di opportunità. Questo è un porto turistico oltre che commerciale, abbiamo visto molte navi arrivare in questi giorni, ieri una nave è stata addirittura deviata a Palermo appunto per problemi di organizzazione, quindi la nave dell'ONG è semplicemente stata spostata. Ci sarà poi un punto stampa tra un paio d'ore qui di Lifeline, che è l'ONG, anzi scusate, di Humanity One, per fare il punto un po' sulla situazione giudiziaria, perché lo avevamo detto anche nelle passate edizioni del telegiornale, erano stati depositati 2 ricorsi contro la decisione interministeriale di far lasciare il porto alla nave dell'ONG con a bordo i migranti, una era stata presentata al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, l'altra invece al Tribunale Civile di Catania. Quella al Tribunale Civile di Catania è decaduta ovviamente perché i migranti sono caduti, resta in piedi quella al Tribunale Amministrativo del Lazio al TAR, vedremo cosa decideranno gli uomini dell'ONG, insomma i vertici, i legali dell'ONG, per capire se la ritireranno o meno. Un'ultima cosa, poi ti restituisco la linea. Invece in navigazione Ocean Viking verso la Francia, nave dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranea, dovrebbe arrivare nel porto di Marsiglia giovedì. Arriva, grazie Simone Costa, accompagnata dalle dichiarazioni che abbiamo sentito e che le agenzie stanno continuando a rilanciare, silenzio assordante di Roma, rispetti gli impegni, ma insomma arriva e sbarca.
mentre è quasi certo, Marta Dassù, il ballottaggio a dicembre per in Georgia per il seggio del Senato. Si profila un ballottaggio a dicembre e mentre va bene continua il lavoro di conteggio dei voti. Ma credo voti, che il Senato ormai sia stato tenuto dai democratici, nel senso che guardando le proiezioni di CNN adesso, che mancano non tantissimi voti negli ultimi tre stati in ballottaggio, secondo me al massimo si andrà a 50-50 e quindi in questo caso conta il voto della vicepresidente, o addirittura 51 per i democratici. Quindi direi che Biden ha limitato i danni, diciamo così, in questa notte elettorale. Il tema dei brogli, dei conteggi, delle minacce, del riconoscimento potrebbe ancora porsi. Quello può diventare un problema perché lo è stato l'altra volta, laddove appunto ci sono i riconteggi. Si diceva prima all'inizio della trasmissione che per fortuna chi ha perso ha concesso per ora, quindi non c'è stato quel meccanismo di negazionismo trasportato a livello di stati federali, ma se ci fosse un problema vero sulla Georgia si potrebbe riaprire la questione della volta scorsa, insomma, fondamentalmente. Grazie. Allora, ci sono delle altre questioni che riguardano ancora, tante ce ne sono, sta parlando in audizione il ministro dell'economia Giorgetti, per esempio, e intanto ha detto che il decreto contro il caro energia sarà fatto in questi giorni, dove anche la legge di bilancio, no, Maurizio Lupi, a questo punto sarà giovedì, sarà domani o venerdì, dovrete presentarla, no? Immagino. Beh, assolutamente sì, oggi c'è questa audizione del Ministro dell'Economia, la Commissione Speciale, perché oggi pomeriggio si insedieranno le commissioni parlamentari. Io qui volevo arrivare. Lo sapevo, io avevo letto nella domanda captosa. Diciamo, era un modo, un avvicinamento soft al tema delle commissioni che adesso vuol dire... Lupi ci dice come hanno chiuso l'accordo, ci dà in anticipo, sì, i presidenti. Esatto. Non l'hanno chiuso. Si chiude sempre tutto, nel senso che la scadenza arriva, e devo dire che questo, lo dico anche per chi ci ascolta, è l'ultimo atto che permette al Parlamento di entrare in funzione in maniera definitiva. Questo è fondamentale nel dialogo tra governo e il Parlamento. L'insediamento delle commissioni alla Camera e magari al Senato, come sempre c'è un po' di discussione, in particolare interna ai diversi partiti. Noi non abbiamo grandi discussioni, avendo avuto un meraviglioso risultato elettorale, e quindi, come noi moderati, noi prenderemo una presidenza di commissione. Sarà lei bicamerale, io sono capogruppo e quindi rimango presidente del gruppo parlamentare che abbiamo sia alla Camera che al Senato. Il tema invece è importantissimo, cioè rispetto alle cose che ci siamo detti. Oggi appunto si approverà la NADEF, la relazione che sta facendo Giorgetti alla Commissione Unica dice l'indirizzo della prossima legge di bilancio. Noi abbiamo un problema reale, che è quello di dare un segnale importante di tranquillità a famiglie e imprese sul tema dell'energia, del gas, anche se la situazione si sta evolvendo, quindi il tema secondo me è un tema di breve periodo, di struttura, di far reggere la struttura di questo paese. Lo ricordo anche all'Europa, così in maniera indiretta, che possiamo usare tutti i fondi strutturali che vogliamo, dal PNRR a quelli messi a disposizione, ma se salta la spina dorsale, lo scheletro di un paese, poi alla fine questi fondi non servono a niente. Cioè, se le imprese, piccole, medie e grandi, non riescono a reggere l'urto nel breve periodo di ciò che ovviamente gli serve come il pane, perché è la materia prima che si chiama energia, non si va da nessuna parte. Per questo è importante un provvedimento, di tranquillità sociale. In questo periodo che sì, qualunque cosa accada, chiunque, qui c'è una cosa che adesso lui si mette a sorridere, l'amorosità incolpevole, cioè chiunque ha sempre pagato la bolletta della luce, del gas, eccetera, ecco, deve avere la tranquillità in questi mesi, troveremo la formula, eccetera, che non gli viene tolta l'erogazione di questa luce dei gas. È importante perché ovviamente lo sappiamo, non è banale, tu basta che non paghi, ti dimentichi di pagare una bolletta e a casa tua non c'è più la luce del gas. Poi hai le compensazioni, le rateizzazioni, gli extra profitti, eccetera. E dall'altra Le commissioni sono importanti perché... Le commissioni sono importanti.
importanti bisogna... perché lo abbiamo detto prima. È il Parlamento con una maggioranza coesa, perché la maggioranza è coesa, è il Parlamento che poi aiuta ad sviluppare l'indirizzo del governo. Abbiamo visto sul decreto sicurezza rave. È uno scontro Lega, non c'è nessuno scontro. Credo che ci sia un problema legato molto semplicemente alle composizioni interne ai diversi gruppi parlamentari, penso a Forza Italia da una parte, non so, Lega dall'altra, le divisioni legittime e corrette sono già state fatte, si tratta solo che vengano indicate, mi auguro il più presto possibile, da Matteo Orfini, perché c'è la questione del Copasir. Stiamo parlando sempre nella dialettica nel tema attacchi di Conte al Partito Democratico. È venuto anche allo scoperto, un po' ne dà conto anche il Fatto Quotidiano, che non ho qui, mi sa che me l'avete rubato. Nascosto il Fatto Quotidiano, invece no, perché il Fatto Quotidiano in particolare, ma non è l'unico giornale, e tra l'altro Francesco Verderà mi ha scritto di questo anche, che Conte non vorrebbe Guerini al candidato possibile del Partito Democratico alla presidenza del Copasir, che spetta alle opposizioni, il comitato che controlla. Ma che sorpresa! Che sorpresa! È una domanda, nel senso, come... Conte non vorrebbe il suo ministro della difesa. Io penso, insomma, ovviamente... Intanto perché non lo vuole? Ma non lo so, questo, diciamo, adesso posso fare il portavoce di Conte. Sono adeguato. Io credo, in questi casi ovviamente è una partita che sta seguendo la segreteria del PD, quindi diciamo mi fido di quello che faranno e che sceglieranno. È ovvio che in un quadro di riconoscimento, come è giusto che sia, alle opposizioni, alle presidenze delle commissioni di garanzia, si deve costruire un accordo tra le opposizioni su chi va dove, cioè quale a chi spetta la vigilanza, a chi spetta il Copasir. Dopodiché non penso che, fatto questo, sia possibile che una forza politica eccepisca sul nome dell'altra, perché questo non è accettabile, se no, sulla vigilanza Rai, se no non ne usciamo. Ma Conte ormai è diventato un pacifista, dopo essere stato nella storia della Repubblica Italiana il Presidente del Consiglio che ha aumentato più di tutti i bilanci della difesa. Conte oggi chiede alla Presidente del Consiglio di non azzardarsi a autorizzare il passaggio di armi a Kiev se prima non passa in Parlamento. Avendo votato un decreto che consente di non tornare in Parlamento. Perfetto. E non solo, Conte è anche quello che è stato accusato da coloro i quali hanno marciato con lui la settimana scorsa per aver venduto due fregate alla Marina Militare egiziana dopo aver detto che con gli egiziani non bisognasse avere nulla a che fare. Conte è tutto e il contrario di tutto, e in questo naturalmente, come diceva l'onorevole Orfini, a furia di seguirlo il PD si è perso. Però sulla questione delle presidenze, sulla questione della presidenza del Copasir, credo che a naso non toccherà palla. È semplicemente un attacco fatto perché politico. Perché ci sono i voti della maggioranza. No, perché questo lo dico perché è corretto nella dialettica parlamentare. Cioè, il Copasir è evidente che è una commissione la cui presidenza va all'opposizione, ma anche per la sua formazione. Il presidente, che deve essere un rappresentante dell'opposizione, deve essere concordato con i membri del Copasir. E ci sono anche quelli della maggioranza, così come la commissione di vigilanza RAI, lo ricordo a tutti. Poi alla fine si vota l'elezione del presidente, si va lì a scrutinio segreto e si vota. Deve essere un rappresentante dell'opposizione, ma non è che ce lo viene a dire Conte chi deve essere. È una delle opposizioni. È una polemica. La politica fatta da chi in questo momento sta cercando di minare la linea atlantista e filo Kiev dell'Italia. E d'altronde Conte, l'ho scritto senza tema di smentita, ha questa sua propensione a piazzare navi da guerra in giro per il mondo, come altri suoi amici di sinistra, diciamo. Allora, Marta Dassù, io invece volevo... Silenzio.
No, volevo non mi occupo di io quando ci fu la vendita delle fregate, come sì, ricorderà, è vero. Fui forse uno dei pochi nel PD che scrisse un ordine del giorno per dire che non andava fatto e lo presentò alla direzione del suo partito. Che poi non lo esaminò. Che poi non lo la direzione, poi l'assunse alla direzione successiva, però le fregate. Però allora era contentissimo. Era io vorrei chiudere con Marta Dassù ancora con sull'America, mi sembra che abbiamo detto quello che tutto possiamo quello che dire, potevamo che potevamo però, dire per quest'ora in attesa di risultati definitivi, diciamo anche sulle previsioni. Sono elezioni interessanti perché aprono lo scenario del 2024, cioè delle elezioni presidenziali, e vedremo. La grande battaglia sarà fra i repubblicani medesimi, abbiamo detto. Quindi... Ma sul fronte della guerra, così riallacciandoci anche a questo tema della posizione dell'Italia, ma anche quale sarà, perché vedevo nella prima parte della trasmissione Nona Michelizze diceva non ci sono cambiamenti. Ma c'è una pressione da parte americana nel dire a Zelensky prima o poi dovremmo arrivare a una forma di negoziato, nessuno pensa che sia una guerra che possa andare avanti per mesi e mesi con una stanchezza economica e psicologica di tutti e i disastri che sta vivendo la popolazione civile ucraina. Però non è ancora il momento, io credo, per una trattativa possibile, perché le condizioni territoriali non conducono a una trattativa abbastanza equilibrata per gli ucraini stessi. È chiaro che finché non si scioglie il nodo di Kherson, che è la vera posta in gioco di questo periodo della guerra, non è pensabile che ci si sieda proprio a nessun tavolo. Credo che uno scenario temporale più adeguato sia la primavera prossima, i primi mesi dell'anno prossimo, quando si tenterà di vedere come e che cosa trattare. Naturalmente si tratterà in parte anche di concessioni territoriali, quindi Kiev dovrà avere una voce più che rilevante in merito. La voce rilevante in merito. Ci salutiamo, in linea Andrea Pancani per Coffee Break. Avrete gli aggiornamenti naturalmente sia sui risultati delle elezioni di midterm, sia sulle conseguenze del terremoto di oggi. Linea Andrea Pancani, grazie ai nostri ospiti, a voi e buona giornata.